Seduto. Comment s'appelle? Comment s'appelle? Questo è la statua con due angeli in legno attorno. Con i cani, col cane. Luogo di ospitalità per farvi sosta e recuperare energie, visto che è un passaggio molto facile. La comunità religiosa di canonici regolari vi abitava tutto l'anno e unisce dalla preghiera alla lode divina il servizio di accoglienza e di accompagnamento alle persone in loro cammino. Secondo il motto dello spirito, di Cristo è curato, e il nostro momento è spirito e inutile. Ancora oggi esso continua la sua Ok, qui siamo a 2500 metri, siamo già in Svizzera e siamo nel monastero di... Nel museo di... Del Gran San Bernardo. Gran San Bernardo, dove allevano i cani. San Bernardo. E qui è Napoleone Bonaparte. C'entra molto. Il caveau dove ci sono tutti i tesori. Che bello! C'è un calice con l'abisso, ma bellissimo! Ah, questo l'ho fatto vedere in televisione. La soglia del sacro, il tesoro religioso, apre le porte al mondo del sacro, offerti da donatori, laici o religiosi. Gli oggetti che lo compongono esprimono la bellezza
del mistero divino. I loro autori sono esperti di materiali di decorazioni, orafi, gioiellieri, tessitori, scultori, amanuensi, miniatori, vetrai, pittori e ceramisti. Da secoli il tesoro interroga la comunità dei credenti e segnala la presenza di Dio sulla montagna. Vi si troverebbero solo splendidi pezzi da museo se l'arte non fosse destinata a sostenere la preghiera e ad accompagnare il cammino del pellegrino. Lo sguardo pacifico e luminoso di San Bernardo risveglia la nostra sensibilità, invitandoci ad avanzare alla ricerca del vero tesoro. Ci sono degli estensori bellissimi. Percorso di luce. Mamma mia, veramente. Vedi che ne vale la pena venire. Bellissimi. Qua ci sono dei reliquiari. Bello qua. Infatti. Questo qua gli va bene, mi bello. Beh, certo. Bellissimo. Non bisogna fissarsi sulle cose. Lo so. Poi Walter ha lo sfondo blu cobalto che fa proprio. Fa proprio risaltare. Sì. Inchiodato alla croce da altri due condannati, Gesù parla. Per prima cosa implora il Padre di perdonare i suoi carnefici perché non sanno quello che fanno. Pastorale con l'agnello, San Bernardo, che bello, questo è moderno. In legno col bambino.